Oggi prepariamo le uova alla scozzese. Per le uova alla scozzese occorrono 500 g di carne mista manzo e maiale, 3 uova più 4 uova sode, 50 g di parmigiano reggiano o grana padano, un po' di aroma per arrosti che contiene già il sale, un po' di aglio granulare che si mescola bene, la della noce moscata e del pepe nero. In genere per la ricetta originale noi troveremo solo carne di maiale, addirittura carne di maiale mista a salsiccia. Io invece ho preferito mescolare carne di manzo e carne di maiale. Poi se avete piacere di mescolare anche un po' di salsiccia ci sta bene. Mettiamo la carne. A questo punto aggiungiamo anche del grana padano, 50 g, e un uovo. Eccolo qua. Sbattiamo 2 uova. Adesso cominciamo a divertirci un po'. Innanzitutto bagno lo stampo. Prendiamo una noce. Naturalmente si possono fare anche senza questo stampo, possiamo fare così. Ma insomma, adesso per ora lo facciamo con lo stampo perché è più divertente. Una pallina perfetta. Bene, adesso riprendiamo le nostre bellissime uova alla scozzese e cominciamo a passarle nell'uovo e poi nel pan grattato. Dopodiché le faremo riposare un pochino nel frigorifero, si compatteranno e dopo verranno fritte. Queste sono le mie uova alla scozzese, adesso le andiamo a mettere in frigorifero per un'ora, una mezz'ora e poi le friggiamo. Eccoci qua, abbiamo raggiunto i 180 gradi. Con il resto della carne io ho fatto delle polpettine fatte allo stesso modo mettendo all'interno una ciliegina di mozzarella. Ed ecco qui le nostre uova alla scozzese. Buonissime! Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e mettete un like. Ciao, alla prossima per una nuova ricetta in musica.